c'è le solo il PV Città, ma c'è la PV Miguel. Siamo la prima edizione, esatto, del PV Miguel. Abbiamo 13 città, 37 istituti scolastici e più di 1600 ragazzi e ragazze che daranno vita martedì 17. Ragazzi, ricordatevi che correrete su uno degli stadi più belli d'Italia, guardate le ruine, Terra Galla. In una corsa un po' pazza. È una pista bellissima questa che tra l'altro ha dato lusso anche a grandi risultati. Ripeto, cercate di vivervi bene questo 1000 metri perché è una corsa lunga e corta, più lunga che corta soprattutto per chi non fa ancora atletica leggera, è bene che insomma stia attento a questa distanza, la conoscerete correndola comunque. Saranno coinvolti anche i ragazzi con disabilità, rifugiati politici e chiunque voglia condividere la filosofia di questo giorno di festa. Poi il via con formazioni di 42 frazionisti, con un numero minimo di ragazze 10 e di under 16 10, proprio per garantire la partecipazione di tutta la scuola e di tutte le età degli studenti. Ogni squadra ha scelto il nome di un personaggio della storia dello sport, così insieme come Muhammad Ali e Pedro Mendea, Nadia Comaneci e Sara Timonei. Ci sarà anche Samia. Abbiamo qui uno dei grandi rappresentanti della manifestazione di Miguel, Giorgio Lo Giudice. Io devo dire che quando ho iniziato a fare atletica leggera questo signore già allenava un mio carissimo amico che si chiama Marco Cacciamani e l'ha allenato bene perché se ancora se la batte con i mondiali master vuol dire che l'ha conservato. Giorgio, la gioia di correre e quella di allenare. Una serie di diverse iniziative. Beh, particolare attenzione sarà questo signore, alla bella età di 60 anni, ha corso una maratona di Roma, se non sbaglio, intorno al 3:30. La radio degli studenti. A Siderno cambierà Licio Mazzini. A Crotone si vivrà un'atmosfera da disco. A Catania il liceo artistico Emilio promuoverà la cultura di pace con la Greco Olympic Games e a Roma si esibiranno danzatori al suono dei tamburi. Anche la RAI ha sposato l'iniziativa. Ma quando è iniziato? Darà il via al TG Regione con i regolamenti legamenti dal territorio. Quanti anni avevi? Le 13 città da buona per iniziare. Di Vivi Miguel sono Biella, sì, Bologna, sì, Camerino, Catania, Catanzaro, Crotone, Milano, Olbia, Roma, Siderno e Trieste. Vivi Miguel si corre in collaborazione con il Ministero di Università e Ricerca, FIDAL, Federazione Italiana dell'Atletica Leggera, WISP, Unione Italiana Sport per Tutti e il patrocinio del WISP, Unione Stampa Sportiva Italiana. Ultimi 100 metri per la formazione intitolata Pietro Mennea dell'Istituto Superiore De Nicola di Sesto San Giovanni e questo è l'applauso dell'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Il tempo cronometrato dal gruppo giudici guidato da Cristina Girelli, quindi anche un'ottima prestazione cronometrica per i ragazzi e le ragazze della De Palo, della De Nicola di Sesto San Giovanni, che concludono con ampio vantaggio la loro prestazione sportiva qui alla Vivi Miguel di Milano. Un successo costruito fin dalla prima frazione, un vantaggio di alcuni chilometri su tutti gli avversari. Al momento la quarta frazionista ha ancora da percorrere circa 8 chilometri prima di poter chiudere la propria maratona. E ancora allora l'applauso alla scuola di Sesto San Giovanni con la loro squadra intitolata Pietro Mennea. Non poteva essere scelta più vincente fatta dai ragazzi di Sesto San Giovanni che festeggiano ora
il successo in questa Vivi Michela Milano. Non pensavi mai, da quel giorno che tu sei scomparso, la tua corsa la corriamo noi. Siamo in tanti, Miguel, che corriamo, in milioni corriamo, perché siamo un mondo che corre, Miguel, una corsa che corre con te. Siamo in tanti, Miguel, che lottiamo, come avresti voluto tu, per un mondo di pace. Giorno saremo di più. Buongiorno a tutti, sono Licia Sara, proseguiamo da Olbia la diretta della prima edizione Vivi Miguel. Sono le ore 9:46, sta per iniziare la camminata inaugurale di 195 metri. Allora, dove siamo rimasti? È una splendida giornata qui ad Olbia, siamo al campo Caocci. Ad Olbia hanno aderito tre istituti, l'Istituto Panedda, il De Fenu e il Liceo Mossa. L'ospite di oggi sarà Fabrizio Pinna, un handbiker che ha completato i suoi studi all'Istituto Dionigi Panedda. Avremo il piacere di ammirarlo dalle 12 alle 13, in cui affiancherà con la sua handbike i suoi compagni. Siamo onorati di aver dato il nostro contributo alla Vivi Miguel. Si tratta di una staffetta che diventa maratona all'insegna della lotta al razzismo, della bellezza per conoscersi e non lasciando indietro nessuno. Siamo per iniziare, siamo con i tempi alla perfezione, con i tempi indicati dall'organizzazione nazionale. Olbia fa parte delle altre 13 città che hanno aderito a questa bellissima iniziativa, insieme a Milano, Bologna, Catanzaro, Siderno, Camerino, Trieste, Crotone e Biella. È tutto da Olbia, un coloroso saluto a tutti i partecipanti e agli organizzatori da Licia Sara. Saluti a tutti. Buongiorno, siamo di nuovo in diretta dal campo Caocci di Olbia. Abbiamo avuto l'onore di avere tra gli ospiti un ospite d'onore d'eccezione, Fabrizio Pinna, un handbiker famoso e molto conosciuto in città. Ci accompagnerà per l'ultima parte della manifestazione, per cui auguriamo a Fabrizio in bocca al lupo e buon divertimento insieme ai suoi compagni del Panedda, del De Fenu e del Liceo Mossa. Buon divertimento, a dopo. Vai Fabrizio. Buongiorno a tutti, io sono Kimberly Martinello e stiamo trasmettendo da Siderno in provincia di Reggio Calabria, dal diretto della prima edizione del Vivi Miguel. Sono le 10:20 e siamo in onda dallo stadio comunale di Siderno Filippo Ragiti. Le scuole partecipanti a questo progetto sono l'IS Guglielmo Marconi di Siderno, che gareggia col codice 29, l'IPSIA di Siderno, che gareggia col codice 30, l'IS Nostro Repaci, che gareggia col codice di Villa San Giovanni, che gareggia col codice 31, e il Liceo Magistrale di Locri, che gareggia col codice 32. Ora vi faccio vedere la bellezza di questo nostro stadio. Come potete vedere, le scuole stanno gareggiando già da 20 minuti. Presidente, volete un po' d'acqua? Il nostro speaker Carletto, che ci racconterà un po' che cos'è questa Vivi Miguel. Buongiorno,
con qui Carletto. Ciao Carletto, siamo in diretta nazionale con la Vivi Miguel. Ciao. Ci puoi dire brevemente che cos'è questa Vivi Miguel? Allora, intanto è un grande privilegio per noi essere qui in rappresentanza delle 12 città italiane, Siderno insieme a città come Catanzaro, Crotone, ma anche come Milano, come altre città italiane, per ricordare Miguel, questo desaparecido argentino che in una notte tra l'8 e il 9 gennaio del 1978 è stato prelevato da casa. E la reduce aveva appena disputato la maratona di San Paolo, la maratona di San Silvestro, è proprio tornato a casa, è stato prelevato dalle forze militari del generale Videla e da allora non se ne hanno più notizie. Uno dei 30.000 desaparecidos argentini scomparsi, e grazie all'iniziativa del giornalista Valerio Piccioni, da 20 anni quasi si svolge questa gara che mette insieme tutti i ragazzi delle scuole superiori italiane, e qui a Siderno oggi sono pervenute 5 scuole con i relativi studenti che in questo momento sono impegnati nella maratona, quindi 42 km, 195 metri, in forma, meno male aggiungo, di staffetta, ovvero dovranno compiere ognuno di loro 2,5 giri di pista, vale a dire 1000 metri. Voglio assolutamente sottolineare l'importanza sociale della manifestazione dello sport in sé, ma soprattutto quando la leghi a un qualcosa di così triste, e che speriamo davvero non si avveri mai più, non solo in Argentina ma in nessuna parte del mondo. Allora io voglio fortissimamente ringraziare Alianova con la presidentenza Beltrone, ringraziare l'amministrazione comunale di Siderno, l'assessore Ercole Macri, che ci ha voluto qui e che ha sponsorizzato appunto l'evento, facendo sì che Siderno fosse insieme ad altre 11 città italiane. Che dire? Grazie, grazie mille, Carletto. Qui c'è il nostro DJ. Ora spostiamo l'attenzione sui nostri staffettisti che stanno gareggiando. È una giornata di sole. Io mi sento fortunato. Non ci sono neanche nuvole, vorrei aggiungere. La giornata ideale per... È la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Ora è arrivata l'ora di salutarci. Vi ringraziamo per aver preso visione a questa diretta, ad essere rimasti con noi, ma rimanete collegati perché da Siderno e da Kimberly per il momento, sottolineo per il momento, è tutto. Una buona giornata. Torniamo in diretta da Roma insieme ai ragazzi e al professor Fabrizio Raspante del liceo Talente. Allora ragazzi, sono le 11:10, ormai la staffetta è partita da oltre un'ora, siamo allo stadio delle Terme di Caracalla, il tempo è ottimale. Che cosa sta succedendo, ragazzi? Beh, vediamo i ragazzi impegnati in questa staffetta di 42 partecipanti, che ognuno dovrà percorrere 1000 metri e lottare per la propria scuola. Sicuramente ogni ragazzo che sta correndo sta mettendo tutta, e quindi diciamo che si sente un ottimo clima nell'aria. Grazie Angelica. E Simona, quali sono le scuole, i licei in gara qui oggi a Roma per il Vivi Miguel? Le scuole e i licei in gara sono il Plinio Seniore, il Talete, l'Orazio, il Calamandrei, il Tullio Levi Civita, il Cavour, il Caravaggio e il Toscanelli. Ecco, ma siete in grado di dirci qualcosa, l'andamento della staffetta? Diciamo che per calcolare le posizioni chi è in testa è molto incerto, più che altro perché vediamo che molti atleti fanno anche tempi differenti, anche delle diverse scuole, e quindi non si riesce bene a capire comunque chi sia in testa e chi sia in prima posizione per questa competizione. Ecco, professor Raspante, lei è, diciamo, sta seguendo i ragazzi del liceo Talete per il progetto della corsa di Miguel, di Miguel. Lavoro. Ecco, qual è il giudizio? Che esito dà di questa esperienza? Siamo quasi alla conclusione di questo percorso. Devo dire che l'esito...
piuttosto soddisfacente. Per quanto riguarda la giornata di oggi, io direi che anche il clima è stato clemente, perché la primavera è tardiva, fortunatamente la pioggia. Ragazzi, insomma, si stanno comportando bene sia coloro i quali partecipano da atleti, sia coloro i quali per l'alternanza partecipano in qualità di cronisti di questa giornata e di questa esperienza della Corsa di Micheli. Ecco, professore, e qui vediamo molte scuole, prima Simona ce l'ha elencate, e molti suoi colleghi di educazione motoria. Ecco, che ci fa qui oggi allo Stadio delle Terme un professore di filosofia? Io sono, esatto, un po' un intruso, diciamo, nel senso che la mia disciplina non è proprio concernente il movimento, però insomma, mens sana e corpore sano, quindi diciamo che... Ecco, sappiamo tra l'altro, Simona, sappiamo che Michele, anche lui era un po' Sanchez, la staffetta e la corsa di Michele. Atleta e era un poeta. Non è così, Simona? Lui si è concentrato sia ha concentrato la sua vita sia dal punto di vista fisico, e quindi è amante della corsa, ma anche amante della letteratura, della... riguarda comunque le materie umanistiche. Diciamo che alla fine è un giusto equilibrio che nella vita bisogna mantenere e stabilire per poter essere comunque uniformi e stare bene con se stessi. Angelica, voi siete ragazzi del terzo liceo, ecco, quali sono i valori che vi trasmette la corsa di Michele e il Vivi Michele? Che cosa rimarrà di questa esperienza dentro di voi? Beh, sicuramente l'uguaglianza, perché uno dei punti fondamentali della filosofia di Michele è l'uguaglianza tra tutti, tant'è che vediamo sia nelle diverse manifestazioni sportive presi in considerazione sia bambini che anziani, quindi l'uguaglianza tra tutti, anche persone disabili ma di diversa nazionalità. Quindi questo qua è un valore che ci porteremo stretto per tutto il resto della vita. Seconda cosa poi l'impegno e la costanza, che è sempre utile, ma sia dal punto di vista sportivo, se si vuole conseguire un obiettivo, sia dal punto di vista scolastico lavorativo. Ecco, e dal punto di vista lavorativo, Simona e Angelica, questa esperienza dello sport e del giornalismo, ma va interessato? Vi siete fatte delle domande nuove per quello che sarà il vostro futuro, ad esempio? Beh, sicuramente, parlo per me, come giusto che sia, l'alternanza deve dare una visione a 360 gradi più che altro di quello che si vuole portare avanti, quindi è utile anche vedere le diverse prospettive, le diverse opzioni che si possono conseguire. Sicuramente ci ha dato un imprinting su quello che potrebbe essere una carriera giornalistica, ma anche di regia e fotografia. Simona, che ne dici? Una carriera giornalistica farebbe per te una carriera giornalistica? Sinceramente io non mi ci vedo molto giornalista, però devo dire che è stata una bella esperienza comunque anche cimentarmi nei panni di quello che fanno i giornalisti, perché alla fine i giornalisti cercano di portare alla luce la verità e di mostrare a tutti quanti quello che sono in realtà i veri valori, quello che comunque la società di oggi cerca di trasmetterci. E devo dire che secondo me è stata un'esperienza veramente positiva, che sicuramente nella vita sarà utile. Allora, professore Raspante, chiudiamo con lei questo collegamento da Roma, dallo Stadio delle Terme di Caracalla, che evoca anche un nesso che c'è tra sport e cultura. Abbiamo parlato di giornalismo, se pensiamo al De Bello Gallico, Giulio Cesare, a Taci. Ma erano forse questi i giornalisti dell'epoca antica, dell'epoca romana, quindi c'è chi lo sa, futuri giornalisti, questi giornalisti in erba non eguaglino questi esempi che la storia ci ha dato. Questa per loro è stata una sorta di capatina in questo settore professionale, che insomma potrebbe anche, nel caso di qualcuno, stimolare una passione latente per questa professione, e magari un giorno insomma potrebbe dare i suoi frutti. Grazie professor Raspante, grazie Simona, grazie Angelica del liceo Talete. Intanto qui
dallo stadio delle Terme di Caracalla. Come vedete la giornata è ottima, siamo a Roma, si susseguono le partenze e i cambi di staffetta, cioè questo testimone che idealmente da Roma passa alle altre città. Chiudiamo questa diretta da Roma, rimanete con noi perché ci collegheremo con le altre città.